Dottor De Toni, come si esce da questa crisi delle aziende? Le aziende devono pensare a innovare il modello di business. È più difficile innovare il prodotto, innovare il mercato, innovare il processo produttivo. A volte bastano idee per cambiare tutto. Le faccio un esempio. La Lago di Padova si è inventato l'appartamento Lago, cioè è un'azienda che fa mobili, ha bypassato la distribuzione, ha dato a prezzi stracciati dei mobili a giovane coppie, adesso è il loro appartamento, è il luogo dove i clienti vanno a vedere. Questo è un esempio molto semplice, ma come si può cambiare il modello di business, avere grande successo senza grandi stravolgimenti, ad esempio sul prodotto, sul processo. Parlando di ricerca, le aziende spesso non affrontano questo aspetto, ma non è colpa anche un po' dello Stato che non le aiuta? Ma io sostengo che i migliori investimenti pubblici non sia darli direttamente alle imprese e neanche all'università, ma darle come tipo di buoni da spendere alle imprese purché si facciano fare dei progetti di innovazione dell'università. Questo è l'unico modo per orientare l'università su progetti applicativi concreti delle imprese e dall'altra parte mettere in tiro sistematico le imprese con tutti quanti i laboratori tecnologici universitari. E chiudendo con una battuta ottimistica? Chiusi si muore e l'evoluzione nasce e si consolida nei sistemi aperti. E quindi rimanere aperti alle nuove tecnologie, ai nuovi mercati, ai nuovi prodotti, e quindi solo rimanendo aperti si può guardare al futuro.